Oggi Europa Verde manifesta a Napoli per la pace, lo fa in un modo assolutamente originale. Alle nostre spalle c'è un cartello che è stato fatto mettere da un consigliere di questa municipalità, Restaino, è un obbligo di bacio, per noi è un obbligo anche di pace, perché al posto della guerra noi vogliamo la pace, al posto della sopraffazione vogliamo l'uguaglianza, al posto dello sfruttamento selvaggio del nostro pianeta vogliamo la divisione equa delle risorse e il rispetto dell'ambiente e degli animali. E oggi noi lo facciamo ancora una volta ribadendo la nostra ferma convinzione contro la guerra. Il pacifismo dei Verdi è un pacifismo pragmatico che propone al posto della sopraffazione del più forte verso il più debole l'uguaglianza e quindi anche la solidarietà nei confronti del popolo in questo momento aggredito, che è quello ucraino. Noi abbiamo vissuto un periodo molto lungo di pace nel nostro territorio, cioè parlo dell'Europa. La mia preoccupazione è che questa guerra si sia resa necessaria anche per rimettere in piedi industrie belliche e altro. È evidente che sono, torno a ripetere, due visioni totalmente diverse del pianeta. Per noi c'è la difesa dell'ambiente e la possibilità di convivere tutti, per altri invece ci sono i più potenti che devono vivere bene e gli altri che devono essere oppressi.